Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura il bollettino sull'andamento del virus in Abruzzo. Quest'oggi 482 nuovi casi di Covid, 11 positivi, ma soprattutto aumenta ancora la pressione sugli ospedali. Il tasso di occupazione nelle terapie intensive è schizzato al 37%. Domani, lo sapete, la cabina di regia ministeriale, in base a questi numeri, da domenica l'intero Abruzzo potrebbe diventare zona rossa al servizio. Aumenta la pressione sugli ospedali abruzzesi. I pazienti ricoverati sono 622, 8 in più rispetto a ieri. A preoccupare soprattutto la terapia intensiva, dove il tasso di occupazione è schizzato al 37%, ben al di sopra della soglia di allarme del 30%. In rianimazione al momento ci sono 70 persone, 7 in più rispetto a ieri, al netto di decessi, dimissioni e 10 nuovi ricoveri. In area medica i pazienti sono 522, più 1 rispetto a ieri, per un tasso di occupazione anche qui del 37%, ma poco al di sotto della soglia di allarme fissata al 40% per le terapie non intensive. Al completo il Covid Hospital di Pescara, dove è stato necessario riconvertire alcune aree del monoblocco principale. Ciò nonostante molti pazienti sono trasferiti verso altri nosocomi, soprattutto all'Aquila. Oggi sono 482 nuovi casi, quasi il 5% dei 9.819 test tra antigenici e molecolari. 11 morti delle ultime ore, 369 guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 12.308 positivi accertati, 101 in più rispetto a ieri. Domani la cabina di regia ministeriale, che da domenica potrebbe riportare l'intera regione in zona rossa, e non solo come ora le province di Chieti e Pescara. Nel capoluogo adriatico Confartigianato chiede al prefetto Giancarlo Di Vincenzo di farsi portavoce al ministero di proposte che includano l'apertura di bar e ristoranti a cena su prenotazione, negozi aperti in zona rossa e rinegoziazione dei canoni di locazione. Dal canto suo il prefetto invita le forze dell'ordine a potenziare i controlli e ad applicare le sanzioni con rigore a coloro che violano le normative. Aumentano le ospedalizzazioni anche a causa della variante inglese che incide molto sul nostro territorio e sarebbe più contagiosa rispetto al virus, così come lo conoscevamo qualche mese fa. Noi abbiamo intervistato quest'oggi l'infettivologo Giustino Parruti che ha fatto il punto della situazione. Ascoltiamolo nel servizio di Paolo Renzetti. Dottor Parruti, a questo punto è necessario un lockdown. Io capisco che voi nell'incalzare delle vostre domande cerchiate delle risposte chiare e semplici. Io però non posso che ripetere onestamente e con l'onestà che cerco di seguire dall'inizio di questa vicenda lo stato dell'arte. Noi abbiamo una documentata circolazione di un virus che è più diffusivo. Abbiamo più casi gravi, abbiamo più malati in ospedale. Se il lockdown rosso, per capirci, se la zona rossa con l'associata chiusura delle scuole che a Pescara abbiamo preso bastasse, lo vedremmo nei prossimi giorni, lo potremo vederlo nei prossimi giorni. Se non dovesse funzionare, per forza dobbiamo proteggere il resto della nazione evitando che il contagio possa raggiungere innanzitutto il resto dell'Abruzzo e poi le zone che ci circondano. Dottor Parruti, queste varianti stanno mettendo a dura prova il vostro lavoro e all'ospedale di Pescara ormai non ci sono quasi più posti. Nell'ospedale di Pescara ce li stiamo inventando, per fortuna, perché abbiamo ancora una grossa potenzialità, cioè tenete conto che col fatto dell'ospedale Covid fino adesso, fino al 10 di febbraio, fino al 5 di febbraio, il resto dell'ospedale non si è accorto, tra virgolette, della presenza del Covid, cioè il resto del nosocomio, il monoblocco, ha lavorato come se Covid non ci fosse e questo è stato sicuramente un fatto molto positivo. Ma in emergenza noi siamo ancora in condizione di ripetere quello che abbiamo fatto per la nostra cittadinanza nel mese di marzo-aprile dell'anno scorso, quando adibimmo una buona parte del nostro nosocomio ordinario, diciamo così, a gestire Covid. Certo, questo non deve farci
invece sottovalutare quello che sta succedendo. Cioè, noi abbiamo 300 ricoverati in questo momento nell'ospedale di Pescara, quindi dobbiamo rapidamente valutare se qualcosa di più è necessario. Quando aumenta la circolazione, il virus riesce a raggiungere i suscettibili in tutte le fasce di età e quindi, raggiungendo un maggior numero di suscettibili, determina un maggior numero di quadri clinicamente significativi. Poi l'impressione è che forse, adesso mancano dei dati, cioè per fare queste valutazioni bisogna avere delle statistiche e considerare nel giudizio di gravità tutti i fattori che contribuiscono, quindi fattori predisponenti, l'età, il diabete, la condizione del diabete e così via, tante altre cose. Però l'impressione grossolana, ma non tanto fallace, è che questo momento sia connotato da una circolazione di forme più gravi. Restano i vaccini, si sta procedendo con le vaccinazioni e l'augurio è che nei prossimi mesi possano essere vaccinate maggior numero possibile di persone. È più che un augurio, è un dovere morale, dobbiamo vaccinare, dobbiamo chiedere a tutte le forze che ci circondano di aiutarci. Bellissima questa iniziativa dei sindaci si fanno, come dire, interlocutori e promotori nel distretto di loro pertinenza dell'accesso alla vaccinazione. Cioè, dobbiamo trovare tutte le forme, tutte le risorse perché la popolazione generale, ma soprattutto quella dei suscettibili, entro 2-3 mesi sia tutta vaccinata. E la situazione è ancora allarmante nelle carceri, in particolare a Madonna del Freddo, il penitenziario di Chieti, che è il secondo in Italia per diffusione del Covid. Il numero di positivi è superiore solo nel penitenziario milanese di Bollate. Resta sostanzialmente immutata la mappa geografica del contagio da Covid-19 tra i detenuti, fotografata dai numeri comunicati dal DAP ai sindacati della polizia penitenziaria e aggiornati alle 20 del 15 febbraio. La situazione resta invariata rispetto a 10 giorni fa nel carcere di Chieti, con 48 positivi, 43 gli asintomatici, 2 ricoverati in ospedale, 3 con sintomi curati in carcere. E al momento non abbiamo una contezza esatta del numero di detenuti a Madonna del Freddo, ma dall'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone risale a settembre 2019, quando a Chieti vi erano 145 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 78, per un tasso di affollamento del 186%. Andiamo avanti con la questione sanitaria. Critiche dalla Philcams CGL alla Regione per la gestione delle vaccinazioni per quel che concerne il personale che lavora negli ospedali e nelle mense, ma anche nelle scuole. Ascoltiamo. Il piano delle vaccinazioni continua a fare acqua. Già dai primi giorni di gennaio avevamo denunciato le lacune della campagna di vaccinazione Covid-19 della Regione Abruzzo e a quasi 2 mesi dall'inizio la Regione Abruzzo non è ancora riuscita a trovare una strategia che permetta di individuare con esattezza all'interno delle categorie che hanno la priorità quali siano i lavoratori da vaccinare. Questa è la denuncia della Philcams CGL che chiede ora risposte certe ed immediate. Intanto noi abbiamo registrato una serie di irregolarità, diciamo così, fino ad oggi, perché all'interno delle prime categorie prioritarie, cioè quelle del personale sanitario, non erano stati inseriti il personale degli appalti. Poi c'è stato un procedere, come dire, non regolare, nel senso che gli addetti alle pulizie ad esempio sono stati inseriti, quelli del portierato sono stati inseriti, ma tanti altri lavoratori sono fuori, quelli del CUP per esempio non sono stati inseriti e non sono stati ancora vaccinati su Pescara e su Chieti, sono stati vaccinati per esempio su Teramo. La vigilanza, ieri ci è arrivata notizia che sono stati vaccinati quelli di Chieti, però c'è un procedere a spanne, non c'è un coordinamento e soprattutto non si capisce chi effettivamente deve essere vaccinato. Noi ovviamente stiamo parlando di lavoratori che lavorano all'interno dei presidi sanitari e per cui hanno contatti con il personale, oppure preparano i pasti, quelli delle mense, fanno le pulizie, quindi rischiano di contagiarsi e di contagiare a loro volta qualora risultassero positivi. Allo stesso tempo adesso succede che sta per partire il piano di vaccinazione per le scuole e ricapita esattamente lo stesso problema, perché non sono inserite le categorie dei lavoratori in appalto, ma anche qui abbiamo pulizie, abbiamo soprattutto le mense che sono molto importanti e il personale delle mense, se non viene vaccinato, tutto questo rischia di vanificare poi il piano di vaccinazione, l'efficacia del piano di vaccinazione.
Certo, noi diciamo sempre che i posti di lavoro sono fatti non soltanto, non ci sono dentro i posti di lavoro, non ci sono soltanto i dipendenti degli enti appaltanti, ci sono tanti tipi di lavoratori e tutti i lavoratori devono avere lo stesso trattamento, gli stessi diritti, voglio dire, tra l'altro, da questo punto di vista, nel senso che devono essere vaccinati, perché il virus, noi diciamo sempre, non guarda in faccia a nessuno e contagia tutti i lavoratori allo stesso modo. Cambio ai vertici della ASL di Avezzano sul Mona L'Aquila, in un clima di polemiche per le critiche sulla gestione della pandemia nel territorio provinciale dell'Aquila, piovute da ogni fronte politico, il direttore generale della ASL provinciale Roberto Tessa ha nominato nel ruolo di direttore sanitario Alfonso Mascitelli, lo avete appena visto, medico pescarese, ex direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, tecnico di area centrosinistra. Tessa, nominato nell'agosto del 2019 dall'attuale giunta di centrodestra, attinto dalla albo regionale pubblicato nelle scorse settimane. La nuova nomina, la quarta in meno di un anno e mezzo, fa diventare l'operato di Tessa alle prese con una drammatica impennata di contagi negli scorsi mesi di ottobre e novembre, che ha messo in ginocchio il sistema sanitario, un caso politico per la maggioranza di centrodestra. Tessa è finito sotto attacco sia dell'opposizione di centrosinistra sia della maggioranza, in particolare della Lega, con numerose dure note del coordinatore regionale, il deputato Luigi D'Eramo, e nelle ultime ore dello stesso governatore Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia. Mascitelli, ex consigliere regionale e senatore dell'Italia dei Valori, sostituisce il facente funzione Franco Marinangeli, aquilano, primario del reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, nominato nelle scorse settimane dal manager romano Marinangeli, era subentrato alla dottoressa Sabrina Cicogna, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale aquilano e direttore del dipartimento di medicina, tecnico di area Lega, che dopo 8 mesi di lavoro come facente funzione, la Cicogna è stata defenestrata dal direttore generale Tessa. Cambiamo argomento, nuova frontiera della chirurgia plastica ricostruttiva nel cancro alla mammella, l'ospedale Mazzini è uno dei 3 centri in Italia e nel mondo ad eseguire una ricostruzione mammaria dopo l'asportazione del seno. Ascoltiamo Tania Bonici Castelli. L'ospedale Mazzini di Teramo è uno dei 3 centri in Italia e nel mondo che per primo ha eseguito una ricostruzione dopo l'asportazione del seno per neoplasia utilizzando matrici dermiche rigenerative in 3D. Si tratta di nuovissimi biomateriali sempre più compatibili con i tessuti umani e che permettono di ripristinare esattamente la forma a goccia della mammella, adattandosi alla perfezione alle protesi o agli espansori utilizzati. Una nuova frontiera della chirurgia è una speranza in più per le donne che tornano ad avere così un seno naturale dopo un intervento demolitivo, come spiega il chirurgo plastico del centro di senologia del Mazzini, Guido Torresini. Abbiamo avuto l'onore e anche l'onere di essere tra i primi in Italia, sicuramente primi in Abruzzo, a trattare questa tecnica particolare. Si tratta di una ricostruzione con matrice dermica. Oggi la ricostruzione con matrici dermiche per il seno rappresentano il gold standard della ricostruzione, vengono usate in moltissimi centri in Italia e nel mondo. In particolare questa è un'evoluzione di questa tecnica che, come ho detto prima, è usata già da parecchi anni e ovviamente noi in questo abbiamo una vastissima esperienza di questo tipo di interventi a livello nazionale ma anche internazionale, e questo intervento che abbiamo fatto a gennaio rappresenta, come dicevo, un'evoluzione di queste tecniche che permettono ancora di più di essere ancora più precisi, ancora più performanti nella ricostruzione del seno delle pazienti colpiti da tumore della mammella. E in cosa consiste, ecco, in particolare? Si tratta praticamente di un materiale di derivazione animale che viene ovviamente adattato al nostro organismo tramite particolari tecniche, che è stato creato in laboratorio considerando le 3 dimensioni dello spazio, e cioè la larghezza, la lunghezza e la profondità. Questo tipo di materiale così strutturato in 3D cosiddetto permette di dare una forma perfetta al seno che viene ricostruito, e evitando alcune complicanze che erano invece presenti e alcune caratteristiche che erano invece presenti con le tecniche precedenti, cioè con la matrice dermica di tipo classico, cioè rettangolare. Avendo questa la terza dimensione, quindi il 3D, si può adattare perfettamente alla cupola mammaria e ripristinare quindi soprattutto il polo inferiore della mammella della donna.
donna. Il centro di senologia dell'ospedale Mazzini di Teramo, diretto da Maurizio Brucchi, assicura trattamenti terapeutici personalizzati per il cancro della mammella, uniti a tecniche di ricostruzione all'avanguardia. Il fine ultimo è quello di offrire alle pazienti, una volta guarite, uno standard qualitativo di vita paragonabile a quello prima della malattia. Al via a Teramo il progetto dal titolo di Arti e di Mestieri, rivolto a ragazze e ragazzi con disabilità mentale dai 15 anni in su. I laboratori saranno curati dall'Opera Sante De Santis con la fattoria sociale Villa Airelli a Castelnuovo Vomano e l'iniziativa è sostenuta anche dal Comune di Teramo e dalla Fondazione Tercas. Di Arti e di Mestieri è un progetto curato dall'Opera Sante De Santis con la fattoria sociale Villerelli di Castelnuovo a Vomano ed è rivolto ai ragazzi e ragazze con disabilità, in particolare con disturbo dello spettro autistico, dai 15 anni in su. Si tratta di un ciclo di laboratori che si terranno ogni venerdì dalle 15 alle 19, dal 5 marzo al 10 dicembre 2021, negli spazi della fattoria sociale Villa Airelli. Ma cosa impareranno questi ragazzi in concreto? Lo spiega bene Marco Valerio De Sanctis, presidente dell'Opera Santa De Sanctis e discendente del fondatore. Villerelli è una fattoria sociale e di conseguenza partiremo dal semplice orto e quindi riscoprire quelle attività agricole per passare ai laboratori di cucina, per passare al teatro che è naturalmente una trasposizione della vita e altri laboratori tra cui la lavorazione della lana, la preparazione del formaggio, la lavorazione del legno. Saranno gratis questi corsi? C'è un piccolo contributo da parte delle famiglie, ma veramente modesto. Il restante impegno finanziario viene messo dal Comune di Teramo, la Fondazione di Tercas che si è resa disponibile e poi Opera Sante De Santis finanziamo questo progetto. L'iniziativa di Arti e di Mestieri è patrocinata e supportata anche dal Comune di Teramo e dalla Fondazione Tercas. Chiaramente il nostro è un'idea di sperare in un futuro per questi ragazzi che purtroppo arriveranno a una certa età e non avranno più l'aiuto di nessuno, dello Stato. E quindi abbiamo pensato a questi laboratori intanto per tenere questi ragazzi insieme, per farli sperare anche di avere un lavoro, di imparare un lavoro per il loro futuro. Infatti oltre a questi laboratori, dove come comune chiameremo tramite le sociale, tramite il nostro assessore De Santis, tutti i ragazzi con problemi di disabilità e a cui daremo anche un contributo per partecipare a questi laboratori. L'Opera Sante De Santis è un'associazione per la terapia e la riabilitazione dei portatori di handicap psicofisici, fondata nel 1898 da Sante De Santis, pioniere della neuropsichiatria infantile in Italia. Il pescarese Simone D'Angelo è stato confermato alla guida dell'ENDAS Abruzzo, l'ente nazionale democratico di azione sociale. L'intervista. Simone D'Angelo è stato riconfermato presidente dell'ENDAS Abruzzo per il prossimo quadriennio, una bella soddisfazione con l'obiettivo di proseguire il lavoro iniziato alcuni anni fa. Sì, sicuramente una bella soddisfazione, confesso che mi sarebbe piaciuto celebrare il quadriennio che è finito l'altro giorno in maniera diversa, ma purtroppo questa emergenza sanitaria non ce l'ha permesso e quindi ci siamo dovuti accontentare di una piccola cerimonia, una piccola assemblea elettiva che però ha sempre il suo significato. Noi abbiamo passato il 2020 ad ascoltare il grido delle associazioni che ci hanno chiesto aiuto perché purtroppo la crisi è stata per tutti, soprattutto per il mondo di persone che si mettono insieme per costituire un'associazione per finalità nobili e quindi sono ancora più colpite proprio per questo motivo, perché il mondo dell'associazionismo è fatto di volontariato. Ci auguriamo che il 2021 porti intanto una ventata di ottimismo e di serenità a tutto il mondo delle associazioni, ma soprattutto che questa crisi sanitaria possa finalmente abbandonarci in modo che tutti quanti possano
possiamo riprenderci in mano la nostra vita. Chiediamo al governo che possa darci una mano innanzitutto per far sì che i nostri uffici possano continuare a funzionare, anche perché non dimentichiamoci che molte associazioni non hanno la struttura amministrativa per poter gestire sussidi, per poter gestire collaborazioni sportive, collaborazioni di altro tipo, e quindi dobbiamo essere noi a dargli il giusto supporto, e senza un aiuto economico questo giusto supporto non riusciamo a darlo. Il socialista di Notaresco Ettore De Santis ha raccontato in La notte dei corvi, il nuovo romanzo di Bruno Spadaccini. La storia prende avvio dall'omicidio Matteotti nel 24, episodio che segnò profondamente De Santis. Vediamo. Quella sera fischiettava incautamente un inno della tradizione marxista che celebra la lotta politica condotta dal proletariato. La notte dei corvi, edito da Tabula Fati, è il romanzo di Bruno Spadaccini che racconta l'Italia fascista, in particolare quella delle province, tramite la storia di Ettore De Santis, direttore dell'ufficio postale di Guardia Vomano, frazione di Notaresco. De Santis, detto Toruccio, fu ucciso dal regime nel 1936. Ettore De Santis era un reduce della guerra del 15-18, claudicante perché ferito, e asmatico, insomma. Era un piccolo uomo, ma poi, come vedremo dopo, si dimostrerà anche un antieroe. Cosa si mangia stasera? Chiese mostrando appetito. Frittate in glispirne e pomodoro accungiate. Gli spirne li ho raccolti io, sono freschissimi. Ah, brava la picciotta della casa, la più bella di Libil. La storia è raccontata a partire dall'omicidio nel 1924 di Giacomo Matteotti, l'onorevole ucciso dopo aver denunciato in Parlamento la violenza fascista. Questo episodio suscitò molto interesse da parte di Ettore, Toruccio lo chiamo io. Praticamente ha messo attaccato sui muri di Guardia Romano e anche al cimitero dei manifestini con i ripassi del discorso che fece Matteotti a Montecitorio. E quindi allora questo ha alzato dei muri di odio da parte di chi lo circondava. Ettore però non voleva saperne, era guerra dichiarata contro i Frigni, seppure convinto di rimetterci non solo la dignità, ma anche la vita. E il romanzo, dice l'autore, potrebbe presto diventare uno sceneggiato cinematografico. Ettore si alzò dalla sedia con lentezza. Ma venga. E ora lo sport, il calcio di Serie B. Domani sera alle 21 il Pescara giocherà in trasferta a Frosinone. Non c'è tempo da perdere per il nuovo allenatore Gianluca Grassadonia. C'è la necessità infatti di fare punti per dare inizio alla difficilissima impresa salvezza. Direzione di gara affidata a Meraviglia di Pistoia. Il punto nel servizio di Andrea Costantini. Il Pescara apre la 24esima giornata di Serie B con l'anticipo di Frosinone, partita che segna il debutto sulla panchina bianca-azzurra di Gianluca Grassadonia, terzo tecnico stagionale, il sesto negli ultimi 13 mesi. Nel presentare il match dello Stirpe, Grassadonia torna sulle motivazioni che lo hanno indotto ad accettare una sfida così complessa, non solo per una classifica deficitaria ma ancora rimediabile, meno 6 dalla zona play-out, meno 7 dalla salvezza diretta, quanto per le carenze di temperamento, prima ancora che tecnico-tattiche, che attanagliano la squadra e contro cui si sono scontrati i suoi predecessori. Questa è una squadra che ha qualità ed è per questo che ho accettato con grandissimo entusiasmo questa sfida, perché sono convinto che ci siano tutti i presupposti per cercare di lottare fino alla fine e di arrivare all'obiettivo. I ragazzi li ho trovati chiaramente con il morale giù, ma è anche vero che hanno reagito immediatamente alle prime indicazioni. C'è stata grandissima volontà in questa settimana, grande voglia di cominciare a determinare, e quindi insomma i giorni sono volati via in maniera ottimale e ci prepariamo domani a questa partita. Ma dobbiamo essere bravi a lavorarci sempre, a crescere certamente con l'autostima, a ritrovare convinzione e piano piano cominciare a metterci delle indicazioni. C'è Ugo, c'è Marco, c'è il mister Mancini, c'è Diego, ci sono i preparatori atletici, insomma c'è tutto uno staff, il preparatore dei portieri, non vorrei dimenticare qualcuno, siamo uno staff che ha a cuore il bene del Pescara, non ci sono ruoli
specifici, lavoriamo tutti per il bene del Pescara. Per domani saranno assenti lo squalificato Balzano e poi Memusciai, Giannetti, Seter e Sorensen, convocato Maestro che andrà in panchina. Nel 3-5-2 su cui si è concentrato Grassadonia in settimana, la novità principale sarà il ritorno di Galano in attacco in coppia con Odgaard. In difesa Drudi può strappare una maglia a discapito di Gut, nel trio di difesa completato da Bocchetti e Scognamiglio. Bellanova e Nzita saranno i quinti, l'esterno belga in vantaggio su Masciangelo. In mezzo al campo la strutturazione più probabile è quella di Dessene e Tabanelli ai fianchi di Busellato, preferito in regia a Valdifiori. Macin sembra dietro il fresco ex Tabanelli, arrivato lo scorso 1 febbraio in prestito secco proprio dal Frosinone, con cui negli ultimi 12 mesi ha collezionato 18 presenze e 2 gol. Affrontiamo una squadra esperta, una squadra che ha qualità, una squadra che gioca insieme da un paio d'anni. In settimana ha fatto una vittoria importante e noi dobbiamo giocare da Pescara, darcela a giocare conoscendo quali sono i nostri pregi, in questo momento i nostri difetti, ma con il coltello tra i denti. Circa i precedenti col Frosinone, il Pescara non vince dalla gara di Coppa dell'agosto 2016 e in campionato dal 3-0 dell'Adriatico del novembre 2014. Nel complesso sono 3 le vittorie del Delfino, 5 dei Ciociari, 8 i pareggi. In particolare in trasferta il Pescara non ha mai vinto a Frosinone, anzi è in striscia di 3 sconfitte consecutive, l'ultima nel dicembre 2019, 2-0 con reti di Maiello e Dionisi. Direzione di gara affidata a Francesco Meraviglia di Pistoia, che riporta la recente unica partita arbitrata col Delfino, Reggiana Pescara dello scorso 4 gennaio. È stata l'ultima vittoria in campionato, ma è stata anche la partita nella quale il fischietto toscano ha espulso Bellanova e il match winner Scognamiglio, dimostrandosi indulgente verso la squadra emiliana. Nessun precedente col Frosinone. Nel Frosinone saranno assenti Ciano, Delia, Brignola, Millico e Tribuzzi, 21 i convocati dall'allenatore Nesta, che in attacco si affiderà a Iemmello e Novakovic. Tra gli ex dovrebbero giocare dall'inizio Zampano e Castanos, mentre partiranno dalla panchina Capuano e Carraro. Ascoltiamo le parole del tecnico frusinate. Cosa serve per invertire il trend e ritrovare una vittoria casalinga che manca da 2 mesi e mezzo? È una cosa che anche l'anno scorso, un pochino a fine dell'anno scorso, tenevamo, facciamo grandi vittorie fuori, in casa non lo so da cosa dipenda, però dobbiamo un pochino fare più punti in casa se vogliamo fare un campionato diverso, e 3 vittorie soltanto sono poche. Sicuramente ci vuole un cambio di marcia, cioè adesso è il momento cruciale, chi vuole fare il campionato importante deve dare continuità ai risultati, deve dare qualche vittoria consecutiva, qualcosa del genere, fare qualche filotto per portarsi in avanti. Ma Rodien ha giocato tanto pure lui, gli abbiamo fatto fare l'ala che magari diciamo che non era in quel momento, non era pronto per farla, perciò l'abbiamo un po' stancato, dobbiamo comunque farlo riposare un pochino e se ora è tempo. Io credo che l'importante sia questa partita, fare un'ottima partita questa qua, dopo abbiamo magari una settimana normale dove la gente può recuperare un po' le forze. Il cambio di allenatore del Pescara può crearvi delle difficoltà? Ma il cambio allenatore porta entusiasmo e sicuramente non ci sono le partite prima da vedere per capire come, cosa fanno, cosa non fanno, perciò sì, è un pochino più difficile, però non c'è problema. Sappiamo, contro Grassadonia ci abbiamo giocato qualche anno fa quando lui era a Foggia, fa un calcio propositivo, che gioca, che vuole palleggio e vediamo, non lo so, adesso abbiamo le nostre strategie, loro hanno le loro, poi dopo le mettiamo in campo, vediamo come sarà. Serie C, la sconfitta di ieri contro il Potenza segna il punto più basso di questa stagione per un Teramo che non sa più vincere. Adesso anche il piazzamento playoff torna in discussione. Jacopo Forcella. 14 gare, 42 punti potenziali e solo 11 conquistati. Porta inviolata solamente in una gara, quella di Foggia, nella quale praticamente i satanelli di Marchionni non hanno mai scientemente attaccato. Il momento del Teramo è nei numeri, quelli che rivelano una involuzione senza mezzi termini della squadra di Massimo Paci, ancora inchiodata a quei 34 punti in classifica che in pieno mese di febbraio non sono più garanzia assoluta di qualificazione alla seconda fase del torneo.
Vero che gli infortuni e le squalifiche ieri con il Potenza possono aver contribuito a dare minore stabilità al reparto difensivo, sempre bucato negli ultimi tre mesi. Ed è proprio da lì, dalla retroguardia e dalle tribolazioni che hanno riguardato Piacentini prima e Diachite poi, che potrebbero essere iniziati i mali di questa squadra. Perché la gestione dell'organico ha mostrato falle inenarrabili nel momento in cui, con il vento in poppa, qualcuno ha pensato di poter disporre della rosa e dei suoi componenti a piacimento. Le ricadute sono state evidenti, perché nella fase in cui Paci sembrava aver trovato l'assetto definitivo, le scelte che si incastravano con mercato e rinnovi hanno incrinato equilibri sottilissimi. A quel punto il tecnico si è ritrovato a fare di necessità virtù, ben cosciente che i 270 minuti a partita, 3 under per 90 minuti, erano una cosa ineludibile per le finanze societarie. Ed ecco come si spiega, ad esempio, il cambio che potrebbe sembrare paradossale di ieri sull'1-3 tra K, un attaccante, e Viero, un centrocampista. Al netto di tutto questo, è altrettanto evidente che c'è un calo generale di forma e una sostanziale decrescita della convinzione dopo tanti risultati non positivi. E mentre prima ci si poteva attaccare al pareggio, a Caserta e col Potenza sono giunti due stop dolorosi, specie l'ultimo, perché il diavolo ha mostrato quanto sia involuto e fragile. Poi c'è la questione infortuni. Ieri Birli Gea ha accusato una ricaduta dopo 8 minuti nello stesso punto dove si era fatto male a Palermo a fine gennaio, mentre Luca Di Matteo, schierato per la prima volta, ha retto 57 giri di lancette. E questi sono due giocatori che accusano fastidi e intoppi proprio perché non hanno ritmo partita. Erano potenzialmente in lista di sbarco, ma il mercato non ha visto poi la loro partenza. Ora recuperarli significa dare loro un discreto e centellinato minutaggio una volta rimessi a posto, senza buttarli in campo per necessità dopo mesi di naftalina. Il mercato di gennaio poi non ha portato un vero e proprio attaccante, ma un giocatore offensivo come Kiere Mateng, che avrà certamente delle potenzialità, ma non ha nella faretra i gol che servirebbero a risolvere gare sporche. Poi ci sono i due giovani di belle speranze, come Bellucci e Lombardi, che non saranno certamente ancora amalgamati, ma che andranno pur provati prima o poi, e non solo in emergenza. Infine il modulo. Per mesi il 4-2-3-1 è stato un dogma. Poi è stato rivoluzionato a Palermo con un 4-3-3 che ha dato risposte, e lo stesso Paci affermò come fosse un cambio indispensabile per dare maggiore sostanza alla fase offensiva ormai carente. Il modulo è importante perché col 4-2-3-1 eravamo diventati molto sterili. Col Monopoli, dopo un primo tempo horror, dal 4-3-3 si è passati al 3-5-2 a specchio coi biancoverdi. Il cambio del modulo è stato positivo perché col 4-3-3 contro una squadra così chiusa, se non stai bene fisicamente e non riesci a produrre gioco, fai fatica. Ora, sempre Paci, torna al modulo di partenza perché, così dice, si hanno più varianti nel gioco d'attacco. Col 4-3-3 secondo me siamo molto più efficaci a livello difensivo, un po' meno efficaci a livello offensivo. Insomma, tutto è il suo contrario. Intanto il diavolo langue alla ricerca di un'identità che sembrava aver acquisito, ma che è bastato poco o molto per fargli perdere, se definitivamente oppure no. Bisognerà attendere le prossime 12 partite. Termina qui questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del telegiornale alle 23, grazie e una buona serata.